Roma Pride 2013 scende in piazza sventolando lo slogan Roma città aperta. Qui nella capitale sono attese 50.000 persone che sfileranno insieme ad una parata coloratissima di carri che da Piazza della Repubblica arriveranno fino in piazza Venezia. L'orgoglio gay esplode fra le strade capitoline, tra slogan provocatori, abiti succinti, danze festose e discorsi per la tutela e la conquista dei propri diritti da liberi cittadini. Sono gli LGBTQI, rispettivamente lesbiche, gay, bisessuali e transgender, queer e intersexual, tutti riuniti a Roma per ricordare che la capitale deve essere una città aperta e inclusiva, avanguardia di una democrazia capace di interagire con i cambiamenti sociali. Tra le rivendicazioni, un registro delle unioni civili a Roma per equiparare le nuove forme familiari a quelle basate sul matrimonio per quanto riguarda le attività e i servizi comunali. Ma è Palermo la città che ospiterà quest'anno il Gay Pride nazionale, con iniziative collaterali alla manifestazione che avranno luogo nella settimana compresa tra il 14 e il 23 giugno e alle quali hanno già presenziato il presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro per le pari opportunità Josefa Idem, la quale ha ribadito il suo impegno per la presentazione di un disegno di legge per le unioni civili, che ha detto tanti cittadini continuano giustamente a chiedere. Oggi siete in piazza per festeggiare, ma come ogni anno questa festa è anche un motivo per lottare a favore di quei diritti civili per tutti gli LGBT. Quali sono le battaglie ancora da portare avanti? Beh, innanzitutto il matrimonio, quindi la possibilità di sposarci, la possibilità di adottare dei bambini, la possibilità di avere anche dell'aiuto nelle scuole. Io sono una madre omosessuale, anche la necessità di avere dell'aiuto, diciamo, per questi bambini che comunque crescono in un ambiente di bambini nati da coppie etero che purtroppo non sempre capiscono ciò che significa e quindi magari tendono a denigrare un po' questi bambini per quanto piccoli siano. Oggi siamo nella capitale, ieri a Palermo si è svolta l'apertura del Gay Pride 2013. Qui a Roma sappiamo che il neosindaco Marino ha declinato l'invito a partecipare all'evento. Che cosa ti sentiresti di dirgli in questo momento? Che è assolutamente assurdo, perché noi abbiamo bisogno dell'appoggio dello Stato. Abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti, dei sindaci, del Presidente della Repubblica, degli etero che ci appoggiano. Abbiamo bisogno veramente di tutti, perché comunque, come tutti gli altri, siamo esseri umani. Quali sono le battaglie adesso più imminenti da portare avanti, soprattutto qui in Italia, tra l'altro? Beh, innanzitutto questa richiesta di un matrimonio, ma chiamiamolo di unione, di riconoscimento delle unioni tra i cosiddetti omosessuali, e le battaglie e il diritto di realizzare la propria identità tranquillamente senza alcuna discriminazione, quale invece stiamo avendo al momento. Io rappresento l'arcilesbica Pescara e lo scorso autunno abbiamo promosso una campagna per l'attuazione in Italia di matrimonio civile, unioni civili e patti civili di solidarietà. Penso che il messaggio sia quello di tutte le altre associazioni, ovvero quello di promuovere i diritti in Italia. Cosa bisognerebbe fare per combattere l'omofobia? Beh, sicuramente, guarda, io da amministratore subito vorrei una legge contro l'omofobia, almeno l'estensione della legge Mancino. Sicuramente si vive molto meglio in Europa, nel resto dell'Europa, che in Italia, certo. Dopo la Francia, dopo addirittura l'Albania, che ha fatto una legge per la lotta all'omofobia, manchiamo solo noi. Chi siete? Perché indossate queste maschere? Perché siamo un'associazione di ragazze e ragazzi e pensiamo che dire che non importa se siamo uomini, donne, transessuali, intersessuali, oggi sia fondamentale. Noi siamo tutto e vogliamo che i diritti siano uguali per tutte e tutti. Quali sono gli ostacoli istituzionali ma anche culturali che la comunità omosessuale incontra oggi in Italia? È comunque il Vaticano, visto che comunque da tanti anni che comunque controlla l'Italia.
E quindi noi combattiamo non contro l'Italia, perché alla fine l'ostacolo vero è il Vaticano. Ci siamo le prime mascotte gays del mondo, si chiamano Gay Scaly e Spaghetti. E siamo la persona, la gente che abbiamo creato queste mascotte per tutti i bambini, per la gente adulta, perché vogliamo che queste mascotte si siano con Hello Kitty, con Sinton, eccetera, eccetera. Non si avevano creato mai, questo si fa per l'educazione pure dei bambini. Qui con noi Nino Scarico, che farà il coraggio a tutti voi. Ragazzi, come intendete smacchiare l'omofobia? Pulendola!